Alcune cose. Il grido d'allarme che lanciano, e ha lanciato qualcuno anche in questa occasione, le società sportive deve implicare un immediato intervento da parte dell'amministrazione comunale, proprio per l'importanza che esse svolgono. Io avevo proposto di costituire, appena insediato, una vera e propria unità di crisi con i rappresentanti delle società sportive per garantire, perché tante di loro sono, come dicevo prima, a rischio di sopravvivenza e non sanno ancora se riusciranno a garantire il regolare svolgimento delle attività nell'immediato. Quindi questa è la prima cosa. Lo sblocco dei pagamenti, io non so se dipende dal patto di stabilità o senz'altro avrà dei vincoli su quello, però anche questo dimostra come questo interlocutore, dicevo prima, delle STU non stanno funzionando. E sono favorevole al discorso del CONI provinciale, poi vedo tante cose in queste occasioni, in questi incontri, e le imparo da voi e non vengo qui a darvi delle ricette. Questo è sicuramente un principio per la partecipazione e la funzione che un organismo locale sul territorio svolge. Cito un esempio che magari c'entrerà poco, poi nel mio mondo del parmigiano reggiano hanno da poco abolito le sezioni provinciali, accentrando a livello di consorzio generale tutte le varie sezioni della provincia, ed è stato un impoverimento assoluto, le decisioni sono centralizzate, c'è una perdita di contatto con le singole realtà. Sulla maggiore attenzione delle barriere disabili, questo è senz'altro un punto che andrà affrontato, riguarda non solamente gli impianti sportivi, vecchi o nuovi che siano, ma anche tante altre cose. Sappiamo che oggi anche un negozio che magari apre nuovo, spesse volte prevede ancora il gradino, insomma c'è una scarsa attenzione, secondo me, a livello generale su questo problema. Il discorso della scuola è importantissimo, sappiamo, io ho figlie che frequentano le scuole, so in quali palestre, che poi sono le stesse magari dove svolgono attività extrascolastica, sportiva, sappiamo che sono in condizioni assolutamente degradate, sono lasciate andare. E quindi la scuola dovrà tornare veramente il centro di nuove politiche dello sport, e a partire dalla manutenzione, comunque dalla ristrutturazione di alcune palestre. Poi c'è il discorso dei campi. Quello che preoccupa a me in questa, ma credo anche voi, nella situazione appunto di scarsità di risorse, di difficoltà delle società, è la domanda: come ci troveremo fra 3 o 4 anni gli impianti? Perché oggi sappiamo che le società non hanno i soldi, non hanno i mezzi per pagare magari le bollette, e figuriamoci per fare manutenzione dei campi. Quindi il rischio è che veramente fra 3-4 anni ci troviamo dei campi completamente con un patrimonio di strutture veramente lasciate andare. E l'ultima cosa sul palasport: sì, anch'io ho una figlia che ha frequentato il sotterraneo del palasport, so veramente le condizioni allucinanti nelle quali si devono svolgere le attività. Oltretutto, il palasport ha visto impegnati quest'anno la squadra di pallavolo femminile di A1, e chi è andato a qualche partita sa che i problemi che c'erano di riscaldamento, le stesse giocatrici dovevano giocare imbottite di tutto. Quindi, insomma, la mancanza di manutenzione su quella struttura è senz'altro stata colpevole, e lì la decisione va presa alla svelta. Le soluzioni sono due, io non so dire quale sia preferibile, dipenderà dalle risorse, però o si chiude il palasport e se ne costruisce un altro con i criteri magari di un project financing sul quale il comune abbia però controllo, e che sia una cosa diciamo modesta, che non sia un impianto esagerato di cui la città non ha bisogno, o altrimenti bisogna mettere le mani sulla manutenzione di quell'impianto, magari chiudere i sotterranei e trasferire le attività che oggi sono lì in un altro luogo, e penso magari al quadrifoglio che oggi è inutilizzato, però insomma qualcosa lì bisognerà fare.